Se avessi lo humor di questo frate, io riempirei i teatri. Sapete di chi è questa affermazione? È di Carlo Campanini, un grande attore che di teatri ne riempiva e che fu convertito da Padre Pio, amico e anche, come dire, missionario insieme a Fra Daniele Natale, il nostro servo di Dio, soprattutto dopo la morte di Padre Pio, e Carlo Campanini è sepolto qui a San Giovanni Rotondo. Bene, questa frase di Carlo Campanini, che è riportata nel libro di Padre Guglielmo Alimonti, I miei giorni con Padre Pio, che sta in un certo senso accompagnando questo nostro itinerario nella sempre più conoscenza di Padre Pio da Pietrelcina, dicevo, questa frase ci fa capire come Padre Pio sia un uomo effettivamente, è un santo gioviale, umano. E Padre Guglielmo racconta degli episodi veramente divertentissimi, degli episodi che fanno capire come Padre Pio era un uomo di fraternità, amava la sua comunità, amava i suoi frati e era sempre colui che non mancava di fare battute. Nel libro Padre Alimonti racconta un famoso aneddoto che credo tante, ma tante volte avrà già raccontato il nostro compianto, ma sempre vivo in mezzo a noi, padre Marciano Morra. Racconta di quell'episodio di padre Costantino Bianco. Padre Costantino Bianco a un certo punto inizia a non sentirsi bene e deve consultare tre professori piuttosto importanti perché si sospetta un tumore al cervello. Quindi la cosa era piuttosto preoccupante e Padre Pio cosa fa? Padre Pio prega per lui. Finalmente, dopo questi tre consulti, Padre Costantino torna in convento e tornando in convento con gioia dice: allora, sono stato dai medici, da questi tre professori, e mi hanno detto che in testa non ho niente. E Padre Pio da lontano: ah, Costantino, ma ci volevano tre professori per dire che nella testa tua non ci sta niente? E immaginate la risata comune di tutti i frati. Ecco come Padre Pio sapeva anche sdrammatizzare e sapeva vivere nella fraternità. E Padre Alimonti dice che quando raccontava questo episodio, Padre Costantino piangeva di commozione. C'è ancora un altro episodio. No, sono belle queste cose, perché anche se apparentemente ci sembrano non dirci nulla, invece ci danno tanti insegnamenti. Perché il santo non è mai un uomo triste. Il santo è un uomo pieno di gioia, non della gioia del mondo, ma della gioia del Vangelo. E quindi un santo triste non può essere un santo, ma un santo gioioso e un santo autentico. Bene, padre Costantino era uno di quei frati che per un periodo, quando accompagnò padre Pio al confessionale, metteva ordine tra i fedeli, perché era normale che si creava un po' di confusione, metteva ordine con un vocione, dice padre Guglielmo Alimonti, da spaventare. Una signora tremante esclamò: ma chi è questo qua? E padre Pio rispose garbatamente, ma tanto da farsi sentire da tutti: chi è questo qua? È Garibaldi. E così il timore, dice padre Guglielmo, venne cambiato in una bella risata. Ecco l'aspetto gioviale e umano del nostro Padre Pio. Noi domani siamo sempre qui, vi aspetto. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!